Simoni, il terzetto con Simoni, Piepoli e Schleck ha già ripreso Baikkanen, ha ripreso Aerts, ha superato adesso anche Baliani ed ha nel mirino, lo sta riprendendo adesso, Paolo Bettini. Vedete anche la posizione di Schleck mentre sta per essere ripreso Paolo Bettini. Bravo lo stesso, il campione del mondo, ci ha provato anche oggi. Un carattere indomabile, quello di Paolo Bettini, ripreso ai 4 km dalla vetta dello Zoncolan. Sempre più sorprendente Andy Schleck, anche l'andatura di Piepoli adesso si fa molto pesante, mentre Danilo Di Luca meravigliosa, è un percorso all'altezza. Lo Zoncolan, terza galleria. E questo è proprio l'uscita dell'ultima. Schleck sta pedalando in modo incredibilmente facile, molto molto agile la sua azione. E guadagnerà sicuramente su Danilo Di Luca un po' per secondi sulla strada e un po' per l'abbuono. Prova a ripartire Leonardo Piepoli, si sta pedalando tra due ali di folla, cari telespettatori. Schleck non conosce questa salita. Quadra Leonardo Piepoli, 150 metri. Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan. Dopo il 2003 e il 2007 lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni, e invece è sempre un grande corridore. Piepoli è lì, ultima curva. Leonardo Piepoli, due della Sogna e Duval arrivano praticamente appaiati sul traguardo. Leonardo Piepoli e Gilberto Simoni, entrambi alzano le braccia. È una festa del ciclismo. Simoni su Piepoli, in ritardo di Andy Schleck è nell'ordine dei 7 secondi, ma guardiamo quello che ha guadagnato Andy Schleck su Danilo Di Luca. Nel frattempo Di Luca è riuscito a distanziare Damiano Cunego, a 6 secondi è arrivato Schleck, quindi ne guadagna una trentina considerato l'abbuono. Adesso andremo a verificare, 29 per Di Luca. È un piacere, sembra di rivedere quello del 2006, Damiano Cunego adesso l'avete visto in ritardo, Ivan Basso, quando mancano 3 km tra un po' la strada diventa leggera. Evans dà l'impressione di aver forse superato il momento di crisi, Cadel Evans che adesso si rialza sui pedali, vediamo il distacco ai meno 3 del campione del mondo, prima era di 28 secondi, ha perso ancora Cadel Evans, passa in più prestigio nella tappa dello Zoncolan, ormai è vicinissimo al traguardo, meno di 70 metri, questa è l'ultima curva per Ivan Basso che guarda il traguardo che aveva sognato da sempre, c'è giusto il tempo per stringere un pugno per ritrovare il sorriso. Ivan Basso è il re dello Zoncolan dopo la doppietta di Gilberto Simoni, è il momento di Ivan Basso, ha fatto oggi quello che sognava da 4 anni, ovvero una cosa straordinaria. Bravo. A 3:33 l'ultimo rilevamento cronometrico, a 3:33 la maglia rosa di David Arroyo, sta intanto per arrivare Cadel Evans, poi abbiamo visto Cunego e questo invece è Vinokurov. Cadel Evans è stato degno, degnissimo avversario di Ivan Basso, è stato insieme a lui sulle prime rampe dello Zoncolan, ha accettato la sfida, ma alla fine è stato costretto a cedere perché dopo un lungo lavoro ai fianchi è arrivato il colpo del KO da parte di Ivan Basso. Andiamo da Savo Belli, Paolo. Michele Scarponi sta venendo molto forte, Evans è in crisi, ci saranno circa 7-8 secondi tra loro due, a voi. Stringe i denti per gli ultimi metri, Cadel Evans, anche per lui questa è l'ultima curva, un piazzamento al secondo posto per il campione del mondo sulle rampe dello Zoncolan. Ha perso una ventina di secondi negli ultimi...
Menzo è qua dietro a Scarponi, a circa 50 metri di vantaggio. Scarponi con un problema, gli è scesa la catena, i tifosi lo spingono e gli rimettono la catena in questo momento. Monta il 52 e adesso riporta la catena sul 34. Menzo va tratto vantaggio 500 metri. Ultimo chilometro, gli ultimi 1000 metri per Igor Anton, forse come in nessun'altra salita sembra non terminare mai. L'ultimo chilometro dello Zoncolan, dentro la prima galleria Igor Anton, stanno per arrivare al triangolo rosso degli ultimi 1000 metri anche Contador e Nibali. Parte Contador, parte Alberto Contador, lo guarda, può solo guardarlo Vincenzo Nibali perché si rimette ad alzare sui pedali Alberto Contador e vedremo se riuscirà a recuperare i 30 secondi che ha di ritardo. 35 sono i Contador che però adesso sta cercando di attaccare ancora. Ultima curva per Igor Anton. Non lo prendono più, lo Zoncolan per la prima volta al Giro d'Italia è di uno straniero dopo il doppio colpo di Simone, la vittoria di Van Basten l'anno scorso. Si parla spagnolo in cima allo Zoncolan con Igor Anton. L'impresa della giornata è sua. Contador ha staccato di nuovo Vincenzo Nibali, stringe i denti per la prima volta, lo stiamo vedendo, con una smorfia di sofferenza sul volto Alberto Contador che in ogni caso, nonostante non abbia vinto, anche sullo Zoncolan una barbarità l'aveva definita alla vigilia, Contador riesce comunque anche qua a mettere a segno un altro colpo nella testa, nella classifica, nei distacchi rispetto agli altri avversari. Contador è secondo sullo Zoncolan. Poco meno di 3 chilometri quando un tifoso dà una manata a Buongiorno. Il Bardiani deve mettere i piedi a terra per non tamponare Rogers. L'australiano, chiamato a giro all'ultimo momento, se ne va, non viene più ripreso e vince bissando il successo della 11ª tappa con Lecchio Savona. Buongiorno cerca di ritrovare la scena con una progressione che lo restituisce al rango con cui si era presentato a Gerusalemme. Davanti a tutti, da solo, arrampicandosi sulle strade tortuose del Kaiser della Carnia, invase dai tifosi. Solo Simon Yates gli resiste. La maglia rosa rompe gli indugi negli ultimi 3.000 metri. La vittoria di tappa è una questione riservata ai due britannici. Nell'ultimo chilometro Yates arriva a una manciata di secondi dal keniano bianco, ma alla fine deve accontentarsi della seconda posizione. Dopo due settimane di cadute e momenti difficili, Chris Froome può alzare le braccia. È il primo successo del suo 2018. L'ultimo trionfo era stato quello del...